L'uomo che sto seguendo ha l'aspetto di un uomo medio, direi banale. Non sa bene che cosa cerca e che cosa vuole. Si addormenta intontito e si alza senza soffrire, con la stessa indolenza che l'ha fatto addormentare. L'uomo che sto seguendo non ha la forza per un dolore vero, è troppo inerte, troppo tollerante come tutti noi. L'uomo che sto seguendo è un uomo sincero, che ogni notte ha amato una donna e non ha amato mai un sentimento, qualche cosa che può sembrare un rito antico per distinguere il falso e il vero. Basta poco, un solo sentimento, un vero sentimento, per trovare il coraggio di ridare un'occhiata al mondo. L'uomo che sta seguendo ha l'aspetto di un uomo onesto, direi per bene, ma è colpevole di gesti inutili e di omissione. La sua vita gli passa sopra, gli gira intorno, e purtroppo non ha diritto a nessun inferno. L'uomo che sto seguendo è troppo vile per dedicarsi al male, è troppo altero, troppo intelligente per affidarsi a Dio. L'uomo che sto seguendo è un uomo normale. L'uomo che sta seguendo sono io. Un sentimento, qualche cosa che può sembrare un rito antico per distinguere il falso e il vero. Basta poco, un solo sentimento, un vero sentimento, per trovare il coraggio di ridare un'occhiata al mondo. Un sentimento, qualche cosa come un ricordo ormai lontano, per difendere quel mistero che era l'uomo. Un solo sentimento, un vero sentimento, per ridare un senso alle cose. Se non puoi fare a meno di un sentimento.